Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, luce perfetta dei santi, che ci hai donato di celebrare sulla terra i misteri pasquali, fa che possiamo godere nella vita eterna la pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine dicendo: «Mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa, in estasi, ebbi una visione. Un oggetto che scendeva dal cielo, simile ad una grande tovaglia, calata per i quattro capi, e che giunse fino a me. Fissandola con attenzione, osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e mangia». Io dissi: «Non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca». Nuovamente la voce dal cielo riprese: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Questo accadde per tre volte e poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell'istante, tre uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: «Manda qualcuno a Giaffa e fai venire Simone, detto Pietro. Egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia». Aveva appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: «Giovanni battezzò con acqua,
voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque, anche i pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Parola di Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità. Siano esse a guidarmi. Mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio. A Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Alleluia, 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 alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. La parola di Dio che ci è stato proposto quest'oggi ci presenta alcuni brani del capitolo decimo di Giovanni. E vediamo come Gesù ci presenta alcune immagini di se stesso per farci capire delle realtà molto importanti. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, l'immagine che ci viene presentata oggi è quella di pastore e di porta. Sono le due immagini presenti nel Vangelo.
Ebbene, per cercare di capire in profondità questa immagine, cerchiamo di recarci con Gesù oggi a Gerusalemme. Era una grande festa, la festa della dedicazione del Tempio. E in questa festa tanti, tanti pellegrini si recavano a Gerusalemme per partecipare ai riti che si facevano nel Tempio. Ebbene, quali erano i riti? Molto semplice. Cercavano di riconsacrare di nuovo quel Tempio, quel luogo, quindi consacrarlo di nuovo, e lo facevano con un rito molto, molto semplice. Con l'acqua della fonte di Siloe benedicevano tutte le porte del Tempio. Una di queste porte era la porta probatica, chiamata la porta delle pecore, da dove entravano queste pecore nel Tempio per poter poi essere sacrificati a Dio. Ebbene, Gesù si trova in questo giorno di festa nel Tempio per seguire questi riti, vede queste benedizioni e poi, in conclusione, guarda queste pecore che attraversano la porta e vanno per essere sacrificati. Ebbene, quale riflessioni Cristo fa in quel momento? Che cosa gli passa per la mente? Sicuramente ricorderà che lui sarà l'agnello che morirà per tutti. Sicuramente pensa che quelle pecore hanno bisogno di un pastore, ma nello stesso tempo pensa che la porta non deve essere la porta della morte, ma una porta di vita. E dice chiaramente: io sono la porta della salvezza, io sono la porta di vita. Ecco allora, questa immagine che Gesù ci presenta nel Vangelo di oggi ci fa capire chiaramente come lui sostituisce quella porta della morte che sacrificava quelle pecore a Dio alla sua porta, la porta della vita. Ebbene, qual è questa porta della vita per noi cristiani? Lo sappiamo bene, e il battesimo è la porta che ci fa diventare cristiani, che ci fa diventare discepoli di Cristo, che ci fa diventare figli di Dio, per cui per mezzo del battesimo noi siamo oggi qui a partecipare a questa Eucaristia, perché siamo entrati dalla porta, questo battesimo che diventa la porta dove noi possiamo veramente acquistare la figliolanza di Dio. E poi l'altra immagine del pastore ci fa capire Gesù che entra dalla porta per andare a trovare queste pecore e le conosce per nome, quasi quasi le accarezza una per una e poi li porta al pascolo, li porta fuori dall'ovile, perché vuole che queste pecore possano fare esperienza e possono essere testimoni della sua parola in mezzo al mondo, in mezzo alla società. E questi siamo tutti quanti noi che siamo seguiti da questo pastore. Non siamo mai soli come cristiani quando diamo testimonianza della nostra fede, perché Cristo è con noi. Lui segue queste pecore, lui va avanti a queste pecore perché veramente queste pecore possono essere sicuri, perché hanno con loro un pastore. E allora cerchiamo anche noi di ripetere le parole del salmista che diceva: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. I doni di Dio sono offerti a tutti gli uomini di buona volontà che si aprano alla missione della Chiesa. Preghiamo con fede dicendo:
Manda i tuoi apostoli, Signore. Manda i tuoi apostoli, Signore. Perché la Chiesa diventi la casa della verità, aperta a tutti i popoli. Preghiamo. Manda i tuoi apostoli, Signore. Perché ogni uomo incontri dei fratelli che siano cooperatori di Dio nella chiamata alla fede. Preghiamo. Manda i tuoi apostoli, Signore. Perché l'esperienza dell'incontro con Dio per gli uomini di oggi passi attraverso le porte della libertà interiore. Preghiamo. Manda i tuoi apostoli, Signore. Perché i sacerdoti nel loro ministero siano guidati soltanto dall'interesse per il bene dei loro fratelli. Preghiamo. Manda i tuoi apostoli, Signore. Perché noi che abbiamo ricevuto la fede nel battesimo da bambini, la sviluppiamo attraverso le tappe della nostra esperienza cristiana, fino alla maturità di una vita sovrabbondante di carità. Preghiamo. Manda i tuoi apostoli, Signore. O Dio misericordioso, che non consideri profano tutto quello che hai purificato, fa che accogliamo i doni del tuo Spirito attraverso tutte le vie che predisponi nella tua provvidenza, senza alcuna chiusura o impedimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'uomo.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Alfonso, San Gerardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Thank you.
Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Supplica Sant'Alfonso. O glorioso e amatissimo Sant'Alfonso, che tanto hai operato per assicurare agli uomini i frutti della redenzione, vedi le necessità delle nostre anime e soccorrici. Per l'intercessione di cui godi presso Gesù e Maria, ottienici il perdono di tutte le nostre colpe e la forza di resistere alle seduzioni del male. Ottienici quell'ardente amore verso Gesù e Maria, di cui il tuo cuore fu sempre così infiammato. Aiutaci a uniformare sempre la nostra vita alla divina volontà e impetraci dal Signore la santa perseveranza nella preghiera e nel servizio di Dio e dei fratelli. Accompagnaci con la tua protezione nelle prove della vita, fino a quando non ci vedrai insieme a te in paradiso a lodare per sempre il tuo e il nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.